Si sono svolti questa mattina nella chiesa di Sant'Antonino e non alla Commenda, come originariamente previsto, i funerali di Giuliano Bettoli. Moltissimi i faentini, infatti, accorsi per porgere l'ultimo omaggio al sindaco del borgo. Dal canto suo, Bettoli, per il suo ultimo viaggio, aveva deciso di organizzare tutto nella massima semplicità. Una cerimonia sobria, celebrata da Don Marco Ferrini, mentre gli amici, fuori dalla chiesa, hanno distribuito ai presenti una foto scattata nel 2009 alla periferia del borgo, in via Cesarolo, oltre la ferrovia. Dietro una dedica di Bettoli, scritta nel 2010, utilizzata per salutare tutti quanti. Tutti visibilmente commossi o provati, dal sindaco ai rappresentanti del mondo scientifico-culturale, dai compagni delle diverse associazioni e delle varie attività intraprese da Bettoli nell'arco della propria vita, al mondo rionale, con il borgo d'Urbecco che ha voluto omaggiare il feretro al termine della cerimonia religiosa. Con la scomparsa di Bettoli, Faenza ha perso uno dei simboli della propria storia, della propria cultura, uno dei suoi maggiori rappresentanti, sicuramente una delle sue icone. Animatore instancabile di mille iniziative, Bettoli era un punto di riferimento per la tradizione e la narrazione del passato di Faenza, ironico commentatore dell'attualità, ed era stato premiato nel 1982 come faentino sotto la torre.